torniamo a vedere quello che accade. In questo caso si sale di entrata, è la 4.50, quella che è già dietro al cancello di partenza. Le cartelline Fiat Professional sono pronte insieme al direttore di gara, Race Director Andrea Barbieri, a scandire gli ultimi attimi, a dare il segnale ai piloti. 5 secondi al via, la quinta gara di campionato, la quinta manche sta per partire. Si abbassa il cancello di partenza, il salitore del Miravalle accoglie una Yama di Mirko Podisek, poi sbaglia, se non vado errato era quella del francese del Ceres 171 team. Ma andiamo a vedere intanto qualche pilota a terra. Tagliaferri riesce a vedere con il 444 e poi cerchiamo di capire anche gli altri nomi e soprattutto i numeri di piloti che sono rimasti a terra dopo la partenza con una onda, ed è quella del numero 77, il leader della classifica, Alessandro Lupino, che ha preso il comando ed ora cercherà di aumentare, naturalmente, visto che vuole difendere anche lui la tabella rossa, il leader del campionato, con la Honda Asso Motor Red Motor, il team che lo supporta e lo segue in questa stagione. Poi c'è una Kawasaki che potrebbe essere quella di Pierfilippo Bertuzzo, acciaccato, ma che ha limitati i danni con la contusione al ginocchio. No, forse non è Bertuzzo, non riesco a vedere il numero di gara. Morini, chiedo scusa per non averlo beccato al volo, mi è arrivato in aiuto anche la regia. Numero 36 per Matteo Bonini, che ha guadagnato la seconda posizione, team GBA Motorsport, il suo amico è lì davanti, vedremo se non ero anche testimone di nozze di Lupo Bonini, quindi si conoscono bene, sono amici, ma quando si è in pista non ci sono amici, ci sono solamente rivali. Poi vedremo Chicco Chiodi, che è la wild card della giornata, Davide De Bortoli lì dietro. Poi c'è la Yama di Stefano Pezzuto, anch'esso messo bene nel team Chidinelli con l'878, ma lei è la Honda lì alle spalle di Molini del team MB Racing. Poi De Bortoli, poi Stefano Pezzuto quinto, poi Cristian Furlotti, fratello gemello di Simone Furlotti, lui che è impegnato invece nella classe MX1 grazie al 3C Racing che gli dà una mano in sesta posizione. Ma andiamo a vedere anche gli altri che vogliono essere protagonisti, di iniziare da Chicco Chiodi, ieri molto veloce il pilota, 4 volte campione del mondo, 3 volte individuale, 1 volta a squadre, e abita qua a 2 passi dalla pista, non ha voluto mancare per far vedere che anche con la sua età, per carità, 44 anni non è vecchio, è entrato una bandiera gialla proprio al passaggio del gruppo di testa. Ora cercherò di capire qual è il pilota che è scivolato e che era uno dei componenti del gruppo di testa. Dicevo, 44 anni non è giovanissimo, non è vecchio, ma è sempre un'età importante nel motocross. Ma lui, che è sempre rimasto in sella, è sempre andato in moto, sa come si guida una moto e lo ha dimostrato ieri nei tempi. Ora vedremo naturalmente la tenuta di gara, per la tenuta di gara quello che riuscirò a fare. Intanto non c'è più al mio fianco Alex Zanni, perché è andato a sentire, a raggiungere il suo pilota, i suoi piloti, per fare un sunto di quello che hanno fatto. Magari si è visto grazie alle immagini che commentava con me qualche errore, sicuramente glielo dirà per fare in modo che non li commentano nella prossima manche. Ma andiamo a seguire quello che accade invece in questa classe MX1 con il leader della classifica, Alessandro Lupino, nonostante una caviglia ancora gonfia e ancora malandata per la caduta in cui è rimasto coinvolto a Valkenswaard nel Gran Premio d'Europa 2 o 3 settimane fa, lo ha penalizzato anche
a Kevins la scorsa settimana nel Gran Premio di Lettonia, però sembra che per il momento non diano gli dia problemi e quindi sta viaggiando già con 4 secondi di vantaggio nei confronti di Bonini. Poi c'è Mallet, il giovane francese, che si mette in evidenza anche la Mezzia Terme. Lui, come avevo detto nell'occasione, è anche un ottimo pilota di Supercross, quella era una pista abbastanza simile con per quello che erano gli ostacoli artificiali. Questa invece è una vera pista di motocross old style, anche con qualche contaminazione moderna, ma poi ci sono canali profondi che sicuramente non mettono in difficoltà. Però il francese, che sta cercando di attaccare il numero 36 Matteo Bonini con la Honda invece 556 Mallet, poi De Bortoli dietro, qualche metro dietro il numero 43 Davide De Bortoli, anche per lui Honda del Team Cross Team con la K. E poi Alessio Chiodi sempre quinto davanti a Gio Bertuccelli, che è il leader della classifica over 21 per quel che riguarda la MX1, davanti a Simone Tabone, davanti ad un altro toscano, in questo caso il numero 323 Alessandro Albertoni. Poi buona gara fino a questo momento per il numero 74 Muratori in decima posizione, mentre Pezzuto purtroppo evidentemente ha commesso un errore, perché in fondo infatti è precipitato dopo il primo passaggio in 14esima posizione. Peccato, perché era messo molto bene, mentre non vedo eccolo qua David Philippe. Attenzione, attardatissimo, chiedo scusa, ma stavo seguendo la lotta al vertice e mi accorgo solo ora sul MTM Timing.it che David è in 23esima posizione e Mirko Pontisek non è transitato al primo giro, il neo accasato del team Ceres 71, il francese che ha preso il posto di Nicola Ricchia. Infortunato il pilota veneto Nicola Ricchia, si è fratturato la spalla nella vento, aveva cambiato team e cambierà di cilindrata quando tornerà in pista, lo farà con le 250 dell'Italia Factory. Ma torniamo invece a vedere l'attacco di Mallet, che va a sfondare davanti a Bonini, però il riscatto di Matteo riprende la posizione, ma la traiettoria interna è favorevole al francese, che in questo momento quindi guadagna la seconda posizione e mette dietro un Bonini che però cercherà sicuramente di rifarsi per ritornare a lottare e non lasciare i punti al francese, che lo ha appena messo dietro. Il numero 36 Bonini, 556 Mallet, tenta subito l'attacco Matteo e vedremo se riuscirà nella sezione ritmica affrontata con le wave che vanno saltate due alla volta. Attento all'attacco, si fa sentire, gli fa sentire la presenza Matteo Bonini, ma per il momento Mallet si scompone in accelerazione in stile speedway all'esterno, addirittura tenta Bonini la traiettoria più veloce ma gliela chiude Simon Mallet. Bella lotta questa per la seconda posizione, si disinteressa di tutto ciò laggiù in fondo, lo vedete nella curva inquadrato in lontananza Alessandro Lupino, e Mallet che va a chiudere il cancello, non la porta, ma glielo sbatte in faccia letteralmente a Bonini, che si è sentito punto dell'orgoglio e ora sta cercando di riprendere la posizione, anche perché si troveranno a battagliare nel campionato italiano Supercross i due a cui puntano naturalmente, il campionato che partirà fra breve. Ma andiamo a vedere nuovamente il tentativo di attacco del numero 36 Bonini, andiamo a vedere lì scorre intanto un Chiodi che è vicino a Davide De Bortoli, qualche secondo di vantaggio nei confronti di Giovanni Bertuccelli, e ci prova nuovamente Bonini. Ora si invertono le traiettorie, ma niente da fare perché Mallet riesce a mantenere il secondo posto e chiudere ogni possibile spiraglio che possa essere utilizzato dal numero 36 Matteo Bonini. Ma direi che stanno girando ad un buon ritmo, intorno al 47, molto più veloce Alessandro Lupino non deve lottare con nessuno e ha stabilito il miglior tempo in 46 554. Nuovamente si avvicina Bonini, ancora le wave da affrontare, traiettorie diverse rispetto al giro precedente, saltano insieme nel salto che precede quello di arrivo, poi spalancano l'acceleratore al culmine della
la salita, traiettorie diverse, esterno, ma gli va ad allargarla e gli va ad allargare la traiettoria. Mallè nuovamente ci riprova, Bonini, escono gomito a gomito, gomiti larghi soprattutto per non concedere spazio, ancora esterno Bonini per poi tagliare la traiettoria e lanciarsi di cattiveria all'interno e mette dietro Mallè, mette dietro il francese, ma ora la risposta di Simon Mallè nei confronti di Bonini, poi sbaglia, sbaglia e parte per la tangente il francese che perde così qualche metro e fa respirare un po' meglio Matteo Bonini, mentre dietro tempi più alti per De Bortoli, per Chiodi, per Bertuccelli, 48 per De Bortoli e Chiodi, a 50 girano Bertuccelli e Tabone, quindi difficile il recupero da parte dei piloti che seguono, mentre ci è stata riproposta, grazie a Luca, grazie allo staff di Sport Television, l'azione che ha permesso a Bonini di riconquistare la seconda posizione, ma soprattutto mi sembra che abbia accusato psicologicamente Mallè, oltre all'errore subito commesso nella parte bassa, quella che transita davanti alla pit lane, sembra aver accusato il colpo il francese, tant'è che ha perso parecchi metri e chissà, attenzione, Davide De Bortoli, numero 43, un ragazzo tanto bravo, tanto veloce quanto fragile a livello fisico, purtroppo per lui spesso alle prese con infortuni, ora deve invece tenere testa al tre volte campione del mondo Alessio Chicco Chiodi, Chicco come lo chiamiamo e come tutti lo chiamano, Chicco Chiodi, un grande campione non del passato, perché anche oggi si sta dimostrando molto veloce, è lì nonostante i suoi 44 anni, non è bello dire l'età, ma quando sono così ben portati con la velocità che riesce ad avere ancora sulla moto, lui che segue parecchi ragazzi del mini cross, quindi non poteva mancare qui su quella che è una delle sue due piste di casa, perché qui ci abita da tanti anni nelle colline intorno a Montevarchi, mentre la pista di casa reale è quella di Odolo, di dove è nativo il pilota bresciano, ma il toscano d'adozione. E allora vedremo se con la Honda dell'A-Team, con Cliff, il suo fido meccanico che gliel'ha messa a punto naturalmente, riuscirà a mettere dietro un giovane del motocross italiano come Davide De Bortoli, che sta comunque tenendo giustamente la quarta posizione. Poi alle loro spalle c'è Bertuccelli che ci sta gestendo con la Honda numero 316 del team Bardi la posizione che gli consente di guadagnare altri punti nella classifica della Over 21, che già guida davanti a Tabone e poi Alessandro Albertoni, altro Over 21 che sta cercando anche lui di, sulla pista di casa, essendo a Rettino, di far bella figura, e direi che lo sta facendo con l'ottava posizione davanti a Cristian Furlotti, mentre Muratori è decimo e attenzione, già recupera Stefano Pestuto, veramente un peccato, lo avevamo visto per un attimo inquadrato nelle posizioni di vertice, ora invece l'inquadratura più che meritata per Giovanni Bertuccelli, re della sabbia del Super Mario Cross, ma grande pilota anche sul terreno duro delle piste tradizionali, tant'è come detto è lui il leader della classifica Over 21 nella classe MX1. Intanto altre inquadrature meritate per Mallè, che sembra aver già assorbito il scusate, era un doppiato quello con la maglia gialla, quindi rimane abbastanza ampio il divario tra Bonini e Mallè, e grazie alla grafica lo vediamo sui 4 secondi e 1 il ritardo di Mallè nei confronti di Bonini. Attenzione perché invece stanno arrivando De Bortoli e Chiodi, i tempi sul giro ce li danno in questo passaggio e nei precedenti leggermente più veloci di Simon Mallè, quindi chissà che non riescano a completare il loro inseguimento e ad andare ad insidiare il francese attualmente in terza posizione. Poi la classe 300, anche questo è un campionato che viene assegnato, le moto sono due tempi, 250 o 300, ha appena montato il kit 300 sulla sua squadra, chi è ora il primo di questa categoria non inquadrato, ma il numero 114 Alessio Della Mora. Diamo un po' di informazioni naturalmente per chi se lo merita, per che questo è un campionato italiano MX1 e MX2, ma ci sono diverse categorie, c'è la categoria Elite, c'è la categoria Over 21, la Under 21 e la classe 300.
100%, quindi è giusto dare anche il risultato di quello che fanno i piloti che magari sono qualche posizione indietro ma pilotano per un altro campionato, mentre sta cercando di risalire, e direi che lo ha fatto alla grandissima perché è già dodicesimo David Philippers. Un peccato per il numero 19, il guerriero, ancora un problema nelle primissime fasi che lo ha costretto a rimontare, e lo sta facendo. È già dodicesimo, come mi dice la grafica, e sta continuando la sua azione di recupero, mentre avevo detto, avevo scambiato all'inizio per un attimo la Kawasaki di Bonini per quella di del Scotia Racing di Pierfilippo Bertuzzo, che nel Gran Premio del Trentino purtroppo proprio al via della prima manche è stato vittima di un crash che gli ha compromesso la mobilità del ginocchio, problemi ai legamenti, e quindi nonostante le tante terapie, problemi per lui, purtroppo alternatissimo in 21esima posizione. Nel frattempo David Philippers ha superato anche Francesco Muratori ed è andato a guadagnare la 11esima posizione, quindi grandissimo recupero per David Philippers, che sta continuando a macinare la terra sotto le ruote della sua Yamaha 450 del team Aster 4 Teaser, che segue per quel che riguarda questa struttura per conto di Yamaha per far crescere i giovani, però purtroppo per lui giovani che si sono infortunati tutti, ci ho parlato questa mattina, era abbastanza abbagliata, ha detto sì, questo è il motocross, può succedere, ma quest'anno veramente gliene sono successi di tutti i colori, tutti i piloti. Ultimo degli sfortunati, l'ho detto prima, Sabulis, che nelle prove di ieri si è fratturato il radio, quindi un altro pilota del team che si infortuna, e ci auguriamo che sia finita qui la sfortuna per il team, con David che sta cercando di recuperare. Davanti a lui lo vediamo, sta per attaccare il numero 207 Christian Furlotti, Yamaha 3C per Christian, ora all'interno, e pratica liquidata velocemente da David, che così facendo guadagna la decima posizione. Prossimo obiettivo è quella Kawasaki verde che abbiamo visto sfilare per un attimo, guidata da Alessandro Albertoni, e direi che è già prossimo all'attacco David. D'altronde anche lui è un pilota che non deve dimostrare niente a nessuno. Ieri nella conferenza stampa, nella diretta Facebook, ha detto, parlavamo di infortuni, ha detto solamente un polso, e se lo dico io solamente che i polsi li ha distrutti, e ridendo ha preso anche continua ad aver voglia di far battute sulla sua sfortuna, sui grandi infortuni che gli hanno tarpato un po' le ali nella sua carriera. Quindi ora, in questa che potrebbe essere la sua ultima stagione, si è dedicato solamente al campionato italiano, ha disputato il Gran Premio del Trentino, lo vedremo probabilmente il 24 e il 25 giugno nel Gran Premio della Lombardia ad Ottobiano, ma per il momento direi che anche lui ci dimostra come, nonostante gli infortuni, nonostante gli altri impegni che lo vedono, di cui è protagonista, non si dimentica come si guida la moto, e direi che la gritta con questo attacco all'esterno, grande David, grandissimo, ancora una volta mette dietro Alessandro Albertoni e va a guadagnare la nuova posizione. Ed ora vedremo quanto è in ritardo nei confronti di Stefano Pezzuto, che è lì davanti in ottava posizione. Direi che ci sono pochi metri, grazie a Luca che ci ripropone la grande manovra di David Philippers, tutto all'esterno. Albertoni l'ha guardato, ma poi si è reso conto che era inutile andare a contrastare l'attacco di David, che si è inventato una traiettoria, ha tenuto il controllo della sua Yamaha, è andato a guadagnare un'altra posizione. Come detto, ora è in nona posizione, Pezzuto non è davanti, non è lontano, là davanti non cambia niente, ce ne eravamo quasi dimenticati, ma lui ce lo fa ricordare, perché nonostante sia il comando con 6 secondi di vantaggio, Lupino continua ad essere tra i due veloci in pista e sta continuando a guidare la sua Honda della sua Motor Red Motor, con oggi il manager Francesco Maifredi, e sta guidando come sempre, non inquadrato, intanto Pezzuto, rischio, anche lui pronto ad essere superato da David Philippers, saltano e già davanti
già davanti Filippas, che quasi ringrazia Stefano, anzi sembra avergli fatto cenno, stammi dietro. I due piloti Yama, come detto, David è uomo Yama per far crescere i giovani, non è più giovanissimo Stefano Pezzuto, ma ha dimostrato in tante gare di essere un pilota veloce ed ora ha l'opportunità di mettersi a ruota di David per essere ancora più veloce e andare a recuperare nei confronti dei piloti che sono lì davanti. Il primo da attaccare, il 977 Tavone, che guida una Honda, e tanto grande numero di equilibrismo per Stefano Pezzuto, che è riuscito poi a controllare la sua moto, mentre dicevo il pilota da andare ad attaccare per guadagnare la settima posizione, la numero 977 di Simone Tavone, il pilota piemontese che non è lontanissimo e mi sembra che sia proprio quello inquadrato, esatto, è lì davanti pronto per doversi difendere Simone Tavone dagli attacchi di David e di Stefano Pezzuto, che naturalmente si è attaccato alla ruota, o almeno ci sta provando, di David per guadagnare altre posizioni. Eccolo là, Simone Tavone, 55 Racing per lui, numero 977, e direi che David ha già liquidato la pratica come se nulla fosse, ed ora arriva anche Pezzuto, che però non è riuscito a tenere il ritmo di David in questo giro. E intanto Filippas recupera fino alla settima posizione, alle spalle c'è ora, come detto, Tavone, poi Pezzuto, Albertoni, Furlotti e tutti gli altri della Mora, migliore 300 in pista con il numero 114, poi andiamo a vedere Marini e gli altri contendenti del titolo della 300, però abbastanza tardati, mentre come detto, allora Lupino in questo ultimo giro ancora tra i più veloci in pista, 48.4, 48.6 Bonini, 48.8 Mallet, 49 De Bortoli, 48 per Chicco Chiodi, che rimane in quinta posizione, poi Bertuccelli che invece è girato alto a 51, con me invece Filippas ancora 48, quindi non è finito assolutamente il recupero di David Filippas. Ora Davide De Bortoli, che ha tenuto agevolmente testa ad un incredibile ma sempre spettacolare da vedere ieri, quando ha ottenuto il miglior tempo del gruppo, direi che è stata una delizia per gli occhi di noi appassionati vederlo guidare in maniera semplice e pulita ma estremamente efficace, andando a guadagnare il miglior tempo di gruppo e terzo assoluto, mentre Lupino è stato il protagonista della pole position Spark Exhaust per la classe MX1, mentre nella classe MX2 se l'è portata a casa ancora una volta Michele Cervellin, grande protagonista della gara precedente della cilindrata inferiore. Ma andiamo a vedere se Chiodi riuscirà a colmare il piccolo divario che lo separa dalla numero 43, intanto bandiere, e Bonini a terra, colpo di scena, scivola Matteo Bonini, sta riavviando, almeno sta cercando di riavviare la sua 450, perde la seconda posizione, a vantaggio di Simon Mallet, riparte ora Bonini, colpo di scena incredibile, era tranquillo in seconda posizione e poi un errore in quella curva che vi posso assicurare veramente malefica, c'è un canale che sarà profondo 50 centimetri, se non lo si affronta con grande determinazione, concentrazione e precisione si cade, e questo che purtroppo è accaduto a Bonini, che ha perso non solo la seconda posizione ma anche la terza e la quarta, dovrebbe essere ripartito davanti a Bertuccelli ma non ne sono sicuro, ora quando termineranno il giro grazie al monitor sarò più preciso. Intanto è Chiodi, mi sembra che abbia sorpreso, incredibile, Chiodi dovrebbe aver guadagnato in questo modo la terza posizione visto che ha superato De Bortoli, e allora ora ricapitoleremo, mentre è già transitato sul traguardo Lupino, poi sì, c'è Chiodi alle spalle di Mallet e c'è De Bortoli quarto e quinto è Bonini che è riuscito a partire davanti a Bertuccelli, rivoluzione in questa fase finale, allora
passa Lupino, anzi è meglio, è già passato, è passato Mallet, passa Chiodi, terzo, quarto De Bortoli, quinto Bonini, sesto Bertuccelli che è troppo lontano e non ha potuto approfittare, ai lui, della caduta di Bonini che ha gettato al vento una grossissima opportunità per far un bel bottino di punti e ora vedremo se in questi ultimi tre giri riuscirà a tornare sotto e a dare all'attacco di De Bortoli e di Chiodi che lo precedono di pochi metri, ma riprendere il controllo mentale della situazione dopo la battosta con questa scivolata non è facile, la botta di adrenalina da assorbire, vedremo se ce la farà, ma direi che Chiodi è lì tranquillo con De Bortoli, i metri di vantaggio su Bonini sono tanti, difficile il recupero, poi Bertuccelli come detto è stato superato, anzi non come detto, lo dico ora, è stato superato anche da Philippe Hertz perché da sesto è retrocesso in settima posizione, la sesta posizione è stata guadagnata da David Philippe Hertz con un forcing incredibile, però a questo punto penso che purtroppo per David il recupero si fermi qui, mentre i vecchi amici, i vecchi sostenitori di Checco Chiodi si sporgono dalla rete per dare la leva al proprio pilota. Bonini inquadrato in questo momento masticherà non amaro, amarissimo, mentre dovrebbero essere iniziati gli ultimi due giri, arriva ora la sovrimpressione appunto che ce lo fa notare in maniera più precisa e due giri al termine per Lupino, per Simon Mallet, per Checco Chiodi, per De Bortoli che sfilano ora tutti sul finish jump per iniziare questi ultimi 3,5 km circa dei due giri, 1650 metri la lunghezza del tracciato del Miravalle che sta subendo un lavoro importante che non si è esaurito perché verrà stravolto completamente per il sogno degli appassionati del Brilliperi e di riportare il mondiale qui a Montevarchi. Direi che il tracciato c'è, le strutture ci sono, c'è da aggiustare un po' il tiro, c'è da trovare un budget importante per coprire le spese, ma il lavoro che stanno facendo gli amici appassionati capitanati da Alessandro Mugnaini, presidente del motoclub, un motoclub che si è rigenerato, ci sono i vecchi tra virgolette poteri del motoclub che lavorano in sinergia con i giovani, quindi direi che un giusto compromesso tra lo spirito di novità, tra la voglia di novità dei giovani e l'esperienza dei vecchi sta portando grandi lavori alla grande soddisfazione alla motoclub Brilliperi e al Miravalle e a Montevarchi tutta che oggi ospita questo terzo appuntamento del campionato. Da sottolineare anche l'ingresso gratuito voluto assolutamente dal motoclub per portare il maggior numero di persone, quindi applauso per questa iniziativa e un applauso invece ora per Alessandro Lupino. È iniziato l'ultimo giro per il 77 e giustamente Luca Noce torna su di lui perché lo abbiamo un po' snobbato in questa gara, ma d'altronde è partito al comando, è scappato subito, in pochi giri ha guadagnato un margine incredibile di vantaggio, ma ora è giusto che questo ultimo passaggio sia dedicato a lui, anche perché mi sembra che alle loro spalle non ci siano grossi cambiamenti. Ora mi vengo smentito perché sul monitor appare la quarta posizione guadagnata da Matteo Bonini, quindi ha avuto la meglio su Davide De Bortoli che però è transitato ancora con un discreto margine di vantaggio su Philippe Hertz, quindi ora non dovremo avere grossissimi altri cambiamenti, quindi è giusto che questo giro sia dedicato ad Alessandro Lupino che va a rafforzare con i 250 punti che si sta portando a casa, lo dico sempre con le dita incrociate per non tirargliela, ormai poco più di mezzo giro di pista, 250 punti che sta portando a casa il pilota di Viterbo, ma ormai anche lui trasferito in Veneto, che ho un piccolo rischio se le prese, ecco, quindi non devo dire le cose prima che
siano terminate, pare pronostici, quindi dita incrociata ancora, un piccolo errore che però non ha compromesso la prima posizione di Alessandro Lupino, la maglia delle Fiamme Oro, lui che da qualche anno è entrato a far parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato, ed ora inizia la parte conclusiva del tracciato per Alessandro Lupino, in solitaria, senza pressioni ma con un ritmo comunque veloce. Ancora una volta là davanti sta per aggiudicarsi la prima manche della classe MX2 campionato italiano qui al Miravalle. FX Action, Federazione Motociclistica Italiana, Motocrep, Brilli Peri protagonisti per questo grande spettacolo, e alle spalle c'è Simon Mallet e poi c'è Chicco Chiodi e poi Bonini e poi c'è Bonini e non c'è più non mi compare Chicco Chiodi, non vorrei che sia stato un errore, ma noi dobbiamo chiuderla qua perché concludo questo Bonini terzo e quarto Chiodi, quinto De Bortoli, allora rivoluzione e pugni sul manubrio per Bonini. Allora diretta Facebook che si conclude per il momento, ma ritorneremo alle 14:20 per gara 2 della MX1, della MX2, della MX1 e poi canale 143, 810 di Sky e streaming sporttelevision.it. A più tardi, ciao! Come on.